Buonasera, nuovo appuntamento con Calcissimo After, eccezionalmente di lunedì, perché il lunedì di Pasquetta con noi Marica Fruscio. Ciao Marica. Buonasera, buonasera a tutti voi. E con noi Buona Andrea Pasqua. Buffoni, collegato da San Siro, che ha appena visto l'Inter vincere 2-1 a Empoli, countdown scudetto partito, Andrea. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ma chi se ne frega di quello che succede o non succede, ragazzi? Io l'ho scritto, Cantella, te la dico oggi, c'è uno slogan, Cantella, che esce da San Siro, no? A Pasqua ho letto sui social di un Inter di fantomatiche rimonte e di un Inter in difficoltà. È bastata Pasquetta per riportare tutti alla realtà. Ma rimonte poi da parte di chi? Chi ne doveva fare ste rimonte? Ma non si sa, io leggo, ho letto sui social fantomatiche rimonte, gente che dice l'Inter è in difficoltà. Io non so, erano tutti convinti, oh, ce n'erano tanti, non dico tutti, però ce Sì, n'erano ma avete tanti fatto convinti, contro Cantella. l'Empoli, non te lo volevo dire. Ma Come Fruscio, il Marica? problema è che mi sembra che quest'anno in Italia non importa contro chi giochiamo, i numeri lo dicono chiaramente, cioè non è questione di aver giocato contro l'Empoli, è questione che l'Inter vince sempre. Non è che cioè, ha fatto 8 miliardi di punti, non lo so. Ma Ma con poi Napoli vedete voi. sembra che hai pareggiato. Un qualche tipo di Sì, Marica, difficoltà ma per l'Inter adesso. guarda, Gabriele, sì, l'Inter non è nel momento di forma, cioè dal punto di vista fisico mi sembra una squadra che non è nel miglior momento di forma. Ma probabilmente non serve neanche più, Gabriele. Cioè, probabilmente adesso tu devi semplicemente gestire il grande vantaggio che hai e andare a chiudere il discorso. Se oggi l'Inter fa una partita dove merita ampiamente di vincere, fa il suo. Non serviva un'Inter stratosferica, non lo è stata e ha vinto meritatamente. Cioè, alla fine quello che conta ormai è questo. L'Inter, lo stacco che doveva dare agli avversari, l'ha già dato. Certo, Marica, Quindi. secondo te quando lo vince l'Inter? Prima o dopo Ma il derby? O magari nel derby? secondo me l'ha già vinto lo scudetto. No, Per vabbè, me questo vincerla. io dico quando lo vincerà ufficialmente, ecco, secondo te. Ma sì, ma no, ma è una questione solo di tempo. Cioè, l'Inter secondo me l'ha già vinto ampiamente lo scudetto, ma ti ha fatto vedere anche la leggerezza con cui l'Inter ha affrontato la partita di stasera, cioè col minimo sforzo ha portato il risultato a casa. È vero che giocavi anche con l'Empoli, però l'Inter ti ha dato proprio l'idea di essere una squadra che ha in mano la partita, cioè in qualsiasi momento, anche quando l'Empoli ha cercato magari di con Pezzella, con insomma, ha cercato sugli esterni magari di velocizzare un po', però l'Inter ti ha fatto vedere che in tutti i reparti comunque è una squadra solida, una squadra che comunque non concede e ha la gestione completa della partita. E stasera si è visto, anche non vedendo un Inter particolarmente feroce, però è stata un Inter, secondo me, che ti ha dato comunque l'idea di gestire la gara al meglio e comunque quando poi si presenta in area capace comunque di farti male. Questo è l'Inter di adesso, cioè, è quello che comunque deve fare, perché comunque a punti, secondo me, l'Inter ha già vinto il campionato. Intanto saluto Michael Crisci, ciao Ciao Mike. ragazzi, ciao Marica, ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Quanti Ciao chilogrammi hai Mike. mangiato stasera? Sono a dieta, quindi è impossibile. Adesso ti sei messa a dieta, adesso che sono le L'ascolto, feste. dopo Pasquetta. Esatto. Da domani. Sono finite le feste di Pasqua e Pasquetta, Marica, ormai. Sì, solo io mangio. Andrea, così poi ti libero. Un commento da No, te. tranquillo. Che hai visto la partita, No, ma insomma, guarda qualche Gabri, poco agli interpreti in campo, dai. ti dico una cosa subito, no? Perché poi Vai. adesso quello che sta diventando un po' l'oggetto del discorso è capire se l'Inter effettivamente al derby potrà vincere, potrà non vincere lo scudetto al derby. Allora ti Esatto. dico che c'è un pro e un contro. Il contro è che secondo me in questo momento il Milan, come spesso capita nella gestione di Pioli, a livello fisico sta molto bene il Milan, l'intera squadra sta bene. Quindi secondo me la partita, un po' per la legge dei grandi numeri, cioè l'Inter arriva da 5 derby vinti di fila, un po' per anche il momento fisico, no? Te l'ho detto, l'Inter mi sembra che pur facendo una buona partita, magari ha avuto dei momenti di forma migliori, il Milan mi sembra in un buon momento, ti dico che è più difficile. E questo è il contro. Il pro però è, c'è da aggiungere che il derby arriva alla fine di un ciclo per il Milan molto, molto impegnativo, perché ci sarà la gara di andata di Europa League, la gara di ritorno, e 3 giorni dopo la gara di ritorno arriva il derby. Quindi
quindi il Milan avrà 2 settimane dove giocherà ogni 3 giorni, dove c'è di mezzo uno scontro con la Roma impegnativo, e invece l'Inter avrà la possibilità pian piano di preparare le partite una volta a settimana. Non lo so, sarà sicuramente interessante capirlo. Ad oggi ti direi che il Milan fisicamente sta meglio dell'Inter, però ti aggiungerei anche che il calendario da qui al derby è molto più complicato per il Milan. Quindi non lo so. Poi, te l'ho detto, è la percezione che avevamo anche oggi qui a San Siro. Sì, ok, se non puoi vincere il derby è sicuramente un fattore in più. La cosa importante per il tifoso era solo portare a casa il derby, che sia prima, che sia dopo, che sia il derby. Quello che conta alla fine è quello. È più una paura dei milanisti quella di rischiare di perderlo o di veder vincere i rivali nella partita che si gioca contro, nel derby. Ma secondo me, anche se l'Inter dovesse perdere il derby, cioè comunque il risultato del campionato non cambia. Cioè, Marica, ma nessuno qui mette in discussione, secondo me, nessuno qui mette in discussione se l'Inter lo vince o no. Stiamo semplicemente parlando della possibilità di poterlo vincere proprio in quella partita. Ti ripeto, secondo me è più una sensazione che hanno i milanisti, quella del rischio che corrono nel perderlo lì. Gli interisti, se lo vincono al derby è bello, ma se lo vincono in un altro momento è bello uguale. È lo scudetto che l'Inter ha andato un attimo, Marica, ci sono. Ah, ci sei, c'è Andrea. Sì, è un campionato che l'Inter ad oggi ha stradominato, e la gioia per quello che sta arrivando c'è, è inutile negarlo. Anche oggi a San Siro c'era un clima di festa, parliamoci chiaro. Marica. Ma io, per me, te l'ho detto, l'Inter si sta dimostrando una squadra matura anche nella gestione proprio della classifica, del risultato, ma anche nella stessa partita, insomma, anche Inzaghi nei cambi ha trovato della qualità in panchina, cioè anche chi subentra, secondo me, è perfettamente rodato nel ruolo e fa la differenza in campo. L'abbiamo visto stasera proprio in una partita dove l'Inter era 1-0, non riusciva a chiuderla, anche per, diciamo, i meriti dell'Empoli, che comunque non ha sfigurato, secondo me ha fatto una buona partita l'Empoli, se pensiamo all'Empoli, ecco. Però ecco, nei cambi, secondo me l'Inter ha una rosa così profonda e di qualità che quando poi entrano i giocatori a partita in corso fanno comunque sempre la differenza. Questa è anche una qualità in più che l'Empoli si ritrova, che l'Inter si ritrova quest'anno. Una rosa profonda di qualità, e quando ci sono i cambi, secondo me l'Inter veramente ritrova altri titolari anche dalla panchina. Insomma, mai. Guarda, Marica, hai detto. Scusami, Gabriel. Vai, secondo me. No, volevo dire una cosa, che Marica, secondo me, ha toccato un tasto interessante. Cioè, guardate che l'Empoli, giustamente Marica dice che l'Inter giocava contro l'Empoli, ma l'Empoli che ho visto oggi è una squadra che in Serie A si salva, molto più nettamente rispetto ad altre, perché secondo me anche oggi, proprio che c'è stata le 15, diciamo, la lotta salvezza, le 15. Ragazzi, l'Empoli che ho visto oggi mi è sembrata una squadra molto più quadrata del Cagliari, molto più quadrata del Sassuolo. Sì, e molto più si quadrata stanno mettendo dell'Udinese. Adesso? Guarda, le buone. Buonasera. C'è Nicolò che credo voglia parlare. Parliamo del gol di Thuram in fuorigioco, magari, Ma dai. Io ho le immagini qua, ragazzi. Sì, fermi immagini, via. Scusate, ma Thuram ha fatto gol. Non è fuorigioco. Non è fuorigioco. No, ma l'azione è nata da questo fuorigioco. Ma c'è un tocco di fuori che annulla l'azione, come perfettamente spiegato il regolamento. Ma tipo, no, quello di Luperto, ragazzi, in Milan-Empoli. Tipo quello di Luperto, ragazzi, in Milan-Empoli. Chiedo solo Baldi, Filippo, compatitelo un attimo, cioè non sa come giustificare questo. Lo facciamo rivedere visto che nessuno ne parla. Giustamente hai ragione, forse se nessuno ne parla perché non c'è, ma comunque va bene, non importa. Probabilmente è il gioco di Thuram. Sì, ma vedi? Probabilmente sono d'accordo, ha rubato anche oggi. Guardate un po'. Ha rubato anche oggi. Attuato ossessionato. No, ha rubato. Ho detto che c'è un gol fuori gioco. Sì, ok, ma il primo ha scritto fino alla fine.
Ma la, il primo? Sul primo gol c'è un fuorigioco di Turan. Okay. Che non è fuorigioco, no, la partita l'avevo capito come andava a finire. Dopo 18 secondi che Darmian dà una gomitata in faccia a Niang, quindi sapevo già come andava a finire. Dico. È difficile. Avevo capito. No, la tua, da sé cosa mi fa ridere, sorridere? Che tu, siccome non sai veramente più come venire fuori, è arrivato da questa situazione. No, cazzo, Piro, quanti, come se, quanti ne siete? Ma no, ma fammi dire una cosa sola. Alla cioè, tu penso pure chi sa, no? Mamma mia. Ruscio, puoi uscire, tu ciao, fatto... è stato un piacere. Ragazzi, un secondo solo. Tu hai fatto, abbiamo passato un weekend a vedere una partita dove onestamente se ne è parlato anche poco, perché poi la Juve giustamente ha perso, ma dove il VAR si è completamente dimenticato un episodio clamoroso e tu intervieni con un fuorigioco. Ma io parlo, cioè, io parlo di stasera, cioè, parlo. No, io parlo tu, di stasera. C'è un gol uguale a Salernitana, sì, a Napoli, del quale, sì, ti ricordo, qualcuno ha fatto un pieno della Madonna. Quindi qual è il problema? Ma è stato dato, no, quel gol. Il gol era regolare di Salernitana Napoli. È stato dato, per cui... Ah, quindi era e non è stato inserito, e non è stato inserito neanche dagli arbitri, e non è stato inserito neanche dagli arbitri come uno di quegli errori. Il gol di Salernitana Napoli è regolare? Il gol di Salernitana Napoli è regolare? Quello di Napoli non è neanche inserito, ragazzi, nei peggiori errori. Rocky non è neanche inserito negli errori. Allora, sapete cosa c'è? Che ogni tanto ammettere che un gol è andato bene, che l'avete fatto in fuorigioco, l'avete fatto in fuorigioco, ogni tanto magari vi farebbe anche onore, ogni tanto. Scusami, ha dato un vantaggio. Io voglio capire una cosa, ma veramente la stiamo mettendo sugli episodi arbitrali la puntata di stasera? Spiegamente. No, la sto mettendo che c'è stato un gol che era in fuorigioco, il primo. De Boni, la sto mettendo che c'è un fuorigioco. Basta, basta, siete cacciara, non si capisce niente, ma chi è il moderatore? Io posso dire una cosa? Oggi il Catanzaro ha vinto 2-0 a Parma. Ti racconto questo aneddoto. La Fruscio, non sono contento. Il Catanzaro è una cosa che non c'entra niente col resto. La Fruscio mi ha mandato un messaggio. Ma cosa c'entra adesso il Catanzaro? Ma cosa ce ne frega noi del Catanzaro? Ce ne frega. Perché me ne frega a me dell'Inter? Ma se stiamo parlando di Inter, che cacchio c'entra mo il Catanzaro? La Fruscio, De Boni, la Fruscio mi ha mandato un messaggio e mi fa: ho visto che giocate col Parma, perderete 5-6-0. A 0 a Parma, tu pensi? Strano, strano. Qui, Fruscio, puoi andare, grazie. Posso andare? Sì, sì. Puoi andare, Mari? No, dico, sto chiedendo cantella. Vai, Mari. Ciao, vai. Ciao, fuori uno. Via, facciamo un po' di cernita. Baldi, cos'è che ha Baldi, raga? De Boni, cos'ha Baldi? Ma perché stai litigando? No, ma perché sta lì col litigio. Io non sto litigando. Vai, Dario. Io voglio dire due cose. La prima è che voglio scrivere un libro a quattro mani con De Boni, che si chiama Il libro che i milanisti non devono leggere. Mettiamo tutti gli episodi che contestano, lo facciamo a quattro mani e lo regaliamo fuori dallo stadio all'ultima partita. E poi il secondo... E poi no, gratis, lo voglio fare, cioè, trovo una cosa. Ma sai perché succede, Baldi? Sai perché succede? Perché la tua in fondo ci sperava ancora, capito? Sì, non ci speravo un bel niente. Non era mia, era di un mio follower, non ci speravo in niente, non ci speravo, però ogni tanto ammettere che c'è stato un gol in fuori gioco. Scusami. Ogni tanto ammettere che c'è stato un episodio a favore dell'Inter sarebbe onestà intellettuale. Ma non è per quello che dice lo scudo. Ragazzi, ma tu mi stai dicendo che ammette le tabelle. Che hai ripostato la tabella mia per tuo follower e non ci credevi. No, io non ci credevo. Non ci ho mai creduto. No, però la riposta. Vabbè, non l'ho fatta io, l'ha fatta un mio follower. Mannaggia, ve lo ripeto. Ma ribadisco, Rivani e De Boni, ammettere che c'è stato un episodio, a parte tutta la serie di vittorie consecutive dell'Inter è nata da Inter Verona e sappiamo com'è finita Inter Verona. E... Non è nata da lì. Ma ragazzi, ragazzi, se la vogliamo mettere nella cacciara degli arbitri, io vi dico: è cacciara, è discutere. No, è cacciara, questo è palese. Ma io volevo parlare da Allegri. Rimani convinto che l'Inter sia più 14 perché è stata favorita dagli arbitri? È solo quello il motivo, e a noi va bene così. Ma ragazzi, lo scandalo di oggi è rigore non dato alla Roma.
visibile anche da e infatti sei tu che stai rubando è fuori gioco dell'Inter. Era non è fuori gioco Turano. Non è fuori gioco Turano. Andre, ma l'hai rivisto? Andre, ma l'hai rivisto il fuorigioco? L'hai rivisto? Non mi ricordo niente. Ma com'è possibile che nel dubbio quest'anno all'Inter sempre a favore? Com'è possibile quest'anno? E sarà tanto, un caso. Tanto è una stagione che andiamo avanti così. Ti dico, io non l'ho neanche visto, ti dico, era fuori gioco netto, abbiamo rubato, più 14. Oh, ma non è questione di aver rubato, è questione di, aver, di dire ogni tanto che se c'è un episodio a favore... Vabbè. Basta ammetterlo, l'episodio ogni di Murillo ho detto. Dobbiamo massacrare Allegri, basta. Allora, aspetta, Mike, lo massacriamo dopo, prima partiamo dall'Inter. Phil, ti voglio fare una domanda che faccio anche ad Andre poi. Però non notate, boh, per l'amor del Signore, una leggera flessione dell'Inter? Parto da Phil e poi da Andre. Sì, ampiamente, ma secondo me è più una flessione da un punto di vista di mentale che fisica, nel senso che dopo aver tirato la carretta con dei risultati clamorosi per alla fine 3 mesi pieni, perché l'Inter da gennaio a marzo fino alla partita con l'Atletico aveva solo vinto 11 vittorie consecutive, un distacco così importante in una stagione dove purtroppo sei uscito dalla Champions League alla fine ti permette anche un attimino di rilassarti, sapendo di essere più forte, l'hai dimostrato, continui a dimostrarlo, e alla fine questo ti fa giocare delle partite come quella di stasera, magari anche un attimino prendendola sotto gamba. Alla fine la sblocchi dopo 5 minuti, Audero fa una sola parata, comunque si tiro da fuori, poi per il resto non c'è grande pericolo, l'Empoli giochicchia, l'Inter doveva assolutamente chiudere la prima per evitare qualche patema, però non ha sofferto, è una partita che si può definire vinta con sofferenza, alla fine porti a casa i punti, il distacco è quello, manca una partita in meno all'obiettivo e lasci tutto andare. Andre, Lautaro si è un po' arrabbiato al cambio. Ma sì, ci sta, mi sembrano robe di campo. Come ma era deluso, non era arrabbiato, era deluso. Tra l'altro, secondo me non si parte da un presupposto che secondo me invece è importante, Lautaro arrivava comunque, è arrivato dopo agli allenamenti perché il volo l'Argentina ha perso il volo di rientro, quindi il giocatore arrivava da una trasferta transoceanica, insomma in realtà ci stava il cambio, poi credo che tutto rientri nella logica delle situazioni. Secondo me sul discorso che facevi tu della leggera flessione, Gianluca, è che l'Inter ci ha abituato troppo bene quest'anno, i numeri dell'Inter fa spavento, cioè io sono il primo a dirlo, i numeri dell'Inter sono migliori dei numeri del Napoli dello scorso anno. Cioè, ragazzi, e già l'anno scorso si diceva che il Napoli aveva letteralmente distrutto il campionato ed era vero, cioè, i numeri dell'Inter sono migliori. Quindi anche secondo me scorso, Andrea, anche l'anno scorso il Napoli ad un certo punto inizio aprile crollò, e comincia a calare, no ma è normale quando c'è però tutto Mike, la partita di stasera, la partita di stasera una squadra normale la perde o la pareggia, cioè te vedi il momento in cui l'Empoli attacca, lì invece vedi che l'anno dell'Inter per questo fatto qui. Ma lo dice a me, io la Juventus nei 9 anni ha qualche volta vinto il campionato con tante ufficialmente con tante giornate d'anticipo, ma anche prima con degli stacchi incredibili, e spesso venivano fuori partite così in cui non davi il 100% perché ovviamente c'era l'intera stagione alle spalle che ti ma poi ragazzi chiudi così poi ti lasciamo andare, dai, così almeno puoi andare. No, io vi dico questa cosa, secondo me l'Inter l'anno scorso ha visto un po' quello che ha fatto il Napoli in una stagione particolare, però il Napoli praticamente nella prima parte di stagione aveva preso un vantaggio che era siderale rispetto alle avversarie e poi ha amministrato. E io credo che quest'anno, siccome l'obiettivo ad inizio stagione era comunque quello dello scudetto e la società è sempre stata chiara in questo, io credo che anche la preparazione fisica abbia portato l'Inter ad essere al top nel momento, non a caso, in cui ha fatto lo strappo decisivo. Cioè, io credo che sia stata anche un po' una logica, una preparazione anche proprio a livello fisico che ha portato l'Inter a star bene, ha piazzato quel pilotto. E adesso in realtà deve gestire, e quindi ci sta anche che tu non sia al 100% dal punto di vista fisico, perché non devi più fare quello che facevi prima, ma sei chiamato a gestire il vantaggio che hai. Però Andre, rispetto a questo, aggiungo rispetto a questo il fatto che secondo me ti fa vedere quanto un allenatore possa contare nella gestione di una stagione, e Inzaghi anche stasera mi sembra abbia azzeccato tutto nonostante guarda, non ho parlato di stratega, quello ha fatto con la porta vuota, raga, con tutto il rispetto. No, ma chi? Guarda, l'unica cosa che Di Marco?
Vabbè, ma Sanchez alla fine di sto, io ti sto dicendo, te sblocchi la partita in un momento favorevole per l'Empoli e la sblocchi e la gestisci fino in fondo, una squadra che comunque sia non fa gol da quattro partite, quindi a maggior ragione che aveva voglia di segnare. No, ma guarda, io ti dico una cosa, l'unica cosa che ogni tanto dico a Inzaghi, se oggi devo trovare una cosa ti dico, oggi Mkhitaryan non era proprio al massimo, è un periodo all'età che ha portato avanti, ha giocato a ritmi altissimi, in questo periodo non sta giocando proprio delle grandi partite, io gli ho dato 5.5 alla fine. E ti dà proprio la sensazione che lui prima di togliere Mkhitaryan, ragazzi, deve succedere qualcosa di clamoroso, perché sennò non lo leva mai. Magari oggi sono sincero, io l'avrei levato un attimo prima, però poi nella gestione, ragazzi, cioè, io non so, sai, io lo ripeto, diventa difficile anche andare a trovare l'episodio, andare a trovare la critica a una squadra, a parte i punti. Ma guardate il numero di gol fatti e il numero di gol subiti, cioè diventa veramente difficile andare a parlare di questa squadra. È vero. Grazie Andre, dai, lo lasciamo andare, dai Gabri, aspetta, rapidissima, ma tu vedi un Mkhitaryan titolarissimo anche nella prossima stagione? No. Perché avrà un anno in più e sarà una stagione ancora c'è più Zilischi, lunga. Gabri. No. Infatti credo che l'Inter abbia preso Zielinski proprio perché l'anno prossimo probabilmente Mkhitaryan nelle gerarchie non puoi pensare di far giocare tutte le partite che ha giocato quest'anno, ma credo sia logico. E quindi, ma l'hai visto anche, cioè nel senso, Mkhitaryan secondo me è stato molto bene fino a un mesetto fa, nell'ultimo mese è un giocatore che dal punto di vista fisico lo sta pagando un po'. Però, ragazzi, nel contesto, quindi nel reparto, nell'insieme di centrocampo, un'altra stagione Mkhitaryan ce la può fare tranquillamente insieme ai compagni, magari giocherà qualche parte in meno, ma quella che ti giocherà lo farà magari con tanta qualità. Ciao, grazie Andrea. Andrea, ragazzi, buon proseguimento, ciao a tutti. Ciao. Allora Phil, ciao. Dai, ti chiedo, chiediamo a Gabriele. Che piacere. Allora, mi vedete? Sì. Benissimo, sì. Benissimo. Vediamo chi è l'insulto primo. Però, insulto. Però mi dovevi avvertire che c'era l'attuada, perché altrimenti cioè, l'attuada è Cancella, altrimenti non avrei partecipato, te lo dico con molta. Abbiamo un po' scaldato l'ambiente, Fulvio. Abbiamo un po' scaldato l'ambiente con il gol in fuorigioco dell'Inter. Ma che hai visto solo te? Ma non è io, vero, l'hanno detto tutti. Io veramente prima, perché siccome tu non sei obiettivo, fai il tifoso, io cerco invece di essere obiettivo. Stasera faccio il tifoso. Allora, infatti stai facendo il tifoso perché prima di venire qua mi sono informato, ho visto tutti i commenti così, e il gol risulta non essere in fuorigioco. Per cui vai su Mediaset. Che sono milanisti, certamente. Se lo dice lei, allora ritiro tutto quello che ho detto prima. Ritiro tutto quello che ho detto. Gol regolare dell'Inter, vittoria assolutamente meritata. Bravo, guarda, Nico, così ti voglio. Assolutamente. Anzi, quasi dico forza, se proprio però non riesco. Piena dritta. Allora, aspetta. Mi vorrei commentare con l'editore. Esatto, vedi il mio hashtag. Allora, ho visto di tutto in questi due giorni di Pasquetta. Cantella che si mette a piangere, ad urlare come un bambino in fasce, si mette Allegri out. Ti è rimasto solo questo. Vabbè, su Crisci non mi esprimo, nemmeno sul mio amico su Baldi non mi esprimo, preferisco non esprimo. Drammis ormai, vabbè, il cognome stesso dice tutto. Cos'è? Non ci meri? È nel dramma più assoluto. Cosa dobbiamo fare quindi con la Juve? No, ma tanto Allegri lo tieni fino a fine campionato, per cui ti devi rassegnare. Se vai in Champions, come presumo che tu vada, ti tieni l'allenatore anche per un altro anno. Se non ci vai, è chiaro che a quel punto dubito fortemente che lui dia le dimissioni, per conoscenza. No, anche io dubito. Non le dà le dimissioni, per cui la Juve lo pagherà e prenderà un altro allenatore, ecco tutto qua. Però dovete stare tranquilli, ragazzi, state tranquilli, perché domenica in campionato muovete la classifica, perché c'è l'agnello sacrificale. Noi ovviamente, per ringraziarvi degli acquisti che fate, ci
abbasseremo e vi regaleremo ovviamente no, alzerete una bella linea di difesa a centrocampo come quella di Leao e Bari. Questa potrebbe essere l'ipotesi, quella di giustamente di Baldi, perché effettivamente Italiano ha già detto che se ne va, per cui la squadra è in, diciamo, sta, non dico che sta smobilitando, perché nella partita precedente no, insomma, doveva onorare Gio Barone. Però aspettate, beh, la Fiorentina, stiamo andando troppo oltre. Fiorentina è domenica. Domani ce n'è un'altra. Sì, perdonami, Chantel. Allora, hai Cagliari, Salernitana, l'ultima domenica il Monza, che il Monza potrebbe non aver nulla da dire così. Se non fai 9 punti contro l'ultima classifica, la prima gara di domani con l'Empoli. Ma scusate, la gara di domani, se non fai 9 punti vai a, vabbè, 9, poi 2 pareggi li raccatti da qualche parte, poi dopo vai anche a perdere altre 3 partite. La gara di domani non conta niente. La gara di domani non conta niente rispetto alle partite di campionato in cui rischi di perdere l'obiettivo. Secondo me è l'esatto opposto, vedi tu. Per me perché voi state lì a pensare alla Coppa Italia come trofeo? No, non sì, io non sì, no, io no, sì. Certo, è la dirigenza che ci penserà a vincere un trofeo. Ma secondo me la dirigenza porta molto di più a arrivare nelle prime 4-5. Sai cosa gliene frega loro? Mike, con il pareggio della Roma di oggi dovresti proprio fare un disastro per non arrivare in campionato. Lo sta vincendo, ma sta fatto 7 punti in 9 partite, non sta più vincendo una partita. Il più disastro di... tempo al tempo, tempo però al possiamo, tempo. Scusami, Gabri, voglio partire da te. Perché alla fine dobbiamo entrare nella disamina della partita. Ma perché? Aspetta che mi metto così. Ecco, perché sennò c'è Fattini che perfetto, c'è in orizzontale. Ottimo. Grazie. Ottimo. Parto da Cantella e poi facciamo a giro un parere di tutti. Perché la Juve ha iniziato sabato giocando con la difesa a 4 e poi durante la partita si è messo con la difesa a 3? E poi no, dobbiamo chiarire cosa volesse fare. No, aspettate, io devo chiarire una cosa. Mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché io devo chiarire una cosa e ci tengo a chiarirla. Si è parlato di 4-3-3, ma che cacchio di 4-3-3 era? Che gli esterni d'attacco del presunto tridente offensivo stavano sulla linea dei terzini? Ma dai, ragazzi, era sempre la solita roba, pure peggio. Ma è dal punto di vista mediatico che doveva venire fuori è un tridente, perché qual era la sua idea? Io adesso metto un tridente, faccio passare questa roba per tridente. La partita, il primo tempo va da schifo, cambio il modulo e dico: ragazzi, il tridente non si può fare. E mediaticamente passa così, no? Siccome aveva litigato con Teotino per questa roba qui, no? Lì dice: io faccio il tridente. Come la stessa cosa di sempre. È un momento di grande confusione. Bisogna ammetterlo, anche perché lui è sempre partito col 5-3-2, così adesso evidentemente vede la squadra che non reagisce, cerca di cambiare modulo, ma lui non deve cambiare modulo. Fatto sta che nella partita di domani sera contro la Lazio tornerà al 5-3-2, per cui ho una mia teoria, perché come Chantel prendersela con la Lega al 100% non è corretto. Io dico, no, allora, un altro titolo. Allora, perché non te la prendevi con Allegri prima, che aveva fatto 52 punti? Aveva fatto 52 punti in 28 partite, in 27 partite. La realtà è questa. Allora, prima non te la prendevi con Allegri. Allora, o erano troppo fenomeni i giocatori prima, o sono troppo scarsi adesso. Diciamo che la via di mezzo è quella giusta, cioè prima forse erano troppo sopravvalutati, adesso sono troppo sottovalutati, nel senso che i giocatori della Juve non sono paragonabili a quelli dell'Inter, al centrocampo del Bologna, al centrocampo del, posso dire, dell'Atalanta, perché Ederson e Cop Miners li vuole la Juve, per cui anche il centrocampo dell'Atalanta è superiore a quello della Juve. Non parliamo quello del Milan, per non parlare di quello dell'Inter, per cui la Juve è una squadra sinceramente che non deve fare 7 punti in 9 partite, su questo avete ragione, però cioè, cerchiamo di Chantel può fare tutti gli sfoghi che vuole, perché vuole acchiappare like, è troppo facile acchiappare like
andando contro Allegri in questo momento. Esatto. Ora noi si rimane sopra il carro di Allegri fino alla fine, come dico loro, fino alla fine. Per me il problema, ragazzi, per me il problema Allegri è superato, cioè non è più Allegri si gioca bene, si gioca male. Qui bisogna capire cosa sta succedendo all'interno di un ambiente che sembra completamente distrutto, cioè nel senso, io non è che oggi dico Allegri out perché... allora la prima cosa che succede quando una squadra non va bene, ve lo dico per esperienza, c'è l'intervento della proprietà. Avete visto che c'è un intervento da parte della proprietà da 9 partite, non sto parlando da 2 partite, 3 partite, 4 partite, da 9 partite qualcuno della società che è intervenuto a dire ora basta. Cambiamo rotta, cambiamo registro. Se il, pure come si chiama Ranieri, un giorno mi ha fatto una confidenza, ha detto uno spogliatoio, se il problema sono io me ne vado, cioè capito, lì deve intervenire la proprietà tace, tutto va bene, dormono. L'emanazione della proprietà, ma che Fulvio, ma Fulvio, hanno fatto 2 sold out tra Lazio e Juventus e Fiorentina, che gli frega loro, incassano, i tifosi sono contenti, tanto quando perde o pareggiano comunque escono fra i fischi e ai giocatori gli va bene, loro fanno sold out, chi si deve lamentare? Però se non vai nei primi 4 posti o addirittura il Bologna a meno 2 nei primi 5, guarda che la Juve ha, deve andare a Roma con la Roma, deve andare Bologna a Bologna col Bologna, poi al Milan in casa, e poi c'è la sfida col Torino che è sempre una sfida, voi avete detto il che devi rispettare perché è sempre un derby, cioè c'ha 3 sfide dirette della Champions che ce l'ha tutte fuori la Juventus, per cui non è così, secondo me cioè ci si assume un rischio, cioè onestamente della gara di domani chi se ne frega, ci si assume un rischio in campionato, cioè poi magari con la Fiorentina torni a vincere, il problema però è se con la Fiorentina ti gira male ancora, che cosa fai? Cioè, secondo cosa me dici? Le vinci tutte e due, penso un po' come se può essere che le vinca tutte e due, ma questo è un altro discorso, ma se gira male cosa facciamo? Io domani darei 110%. Cioè per me Allegri è out, allora per me Allegri per la prossima stagione è out. Okay, e però io... fallimentari, punto. Ma io sto parlando però, di questo. Scusa, Mike, però aspetta, qual è la soluzione che offri? Cioè tu manderesti via Allegri adesso e cosa faresti? Per me ce n'è soltanto una, ma semplicemente che... per semplicemente prendi, mettere... prendi Montero? No, ma non è che prendo Montero, perché Montero ha soltanto un pregio, è libro paga. Quindi dico, vabbè, lo esonero Allegri adesso, prendo Montero, a livello finanziario non mi cambia nulla, però quantomeno metto spalle al muro i giocatori. Bravo, ma com'è che non si esprime Cantella? Com'è che non si esprime Sciantello? Oggi i dialoghi ai giocatori. È facile esprimersi ai giocatori. Che puoi fare. Questo deve fare la Juventus, deve togliere gli alibi ai giocatori, che sia Montero, che sia un altro, non importa, bisogna togliere gli alibi ai giocatori. Lo fecero quando esonerarono Ranieri e subentrò Ferrara per le ultime 3 partite di campionato. Vinsero e raggiunse l'obiettivo. Viene Lazio. Lazio. Confermare Ferrara anche per la prossima stagione. Ma la mossa lì era stata giusta in quel momento. Dovrebbero fare la stessa cosa. E non lo faranno, ma perché? Guarda, aspetta, ragazzi. Dario, voglio chiedere, scusami Mike, voglio chiedere a Nico, che ha vissuto un momento simile durante questa stagione, quando a un certo punto Pioli per tutti i tifosi del Milan se ne doveva andare. Tranne per me. Sì, e esatto. Anche per me. Però a un certo punto il Milan doveva cacciare Pioli. Adesso Nico, tu cosa faresti? Cioè tu da tifoso del Milan ai tempi, qual era il tuo pensiero? No, io non sono mai stato uno dei Pioli out, però capisco... comunque quelli dei tifosi della Juventus che non vedono di buon occhio Allegri, perché la Juventus, ragazzi, c'ha un difetto incredibile, ha un piattume di gioco che è pazzesco, cioè è piatta, non vedi, cioè avete presente il cardiogramma completamente piatto, non accelera mai durante l'arco della partita, puoi giocare sempre con Miretti, con Nicolussi Caviglia, con McKennie, sta gente qua che comunque non è gente di qualità, parliamoci chiaro, però almeno uno sprazzo di qualcosa durante la partita, un'accelerata di Chiesa, una percussione di Vlahovic, qualcosa, la Juventus ultimamente scusami, ma se non accelera Chiesa, e stai parlando di Chiesa, dai colpa all'allenatore?
Se non accelera Chiesa in nazionale, perché infatti Fulvio però non abbia accelerato. Fulvio, però quello che dicevo io, quando il Milan andava male e tutti davano la colpa a Pioli, ogni tanto i giocatori si prendono le loro responsabilità, però si devono prendere le loro responsabilità, perché sta gente qua è strapagata, eccetera, eccetera, ci vanno anche loro. Se l'allenatore è in difficoltà, scusami Davide, se l'allenatore è in difficoltà, in questo momento lo vedi che è in difficoltà perché cambia formazione, gioca Illing, gioca Kostic, lascia fuori Gatti, poi dopo improvvisamente gioca Milik, lascia fuori Chiesa, gioca Idic, è un po' in confusione, deve intervenire la proprietà, i calciatori devono sentire la voce della proprietà, che sia Elkan, che sia Giuntoli, che sia non lo so chi, se non sentono la voce della proprietà, ve lo dico per esperienza, è inutile, si continuerà con questo tran tran fino alla fine. Allora, e io sono d'accordo, però guarda, due cose rapide. La prima, vai Dario, poi leggo qualche messaggio. Parto per rispondere a Mike. Allora, il primo punto è: se pensi che Allegri abbia messo quella formazione lì per rispondere a Teotino, per dare un'indicazione alla stampa, secondo me è una cavolata, perché non penso che Allegri sia abbastanza sta roba. Si è incazzato lui, però, Guarda, io ti posso dire, e poi condivido quello che dice Fulvio per un semplice motivo, ovvero che non condividono Allegri out, Montero in, per dare una scossa ai giocatori. Io penso che dentro una società, e l'ho vissuto anche qui più o meno, il discorso debba essere uno, ovvero ci incazziamo dentro le nostre mura e poi dopo, quando c'è da andare a parlare con la stampa, quindi ci va Allegri o qualche dirigente tipo Paratici, poi difendiamo tutti. Però ma dentro... questi non si incazzano, questi ridono, l'hai visto il rabbia uscire dal campo? Ci arriviamo, è colpa d'Allegri? Ma è colpa d'Allegri quello? No, poi si sta arrabbiando con i giocatori lui. Ragazzi, su qui c'è qualche responsabilità Vi posso fare una domanda, che poi fa 5 minuti vi lascio che devo andare in Rai. Allora, quanti giocatori, mi riferisco soprattutto agli juventini in studio lì, quanti giocatori di questa Juve secondo voi il prossimo anno devono rimanere titolari in questa Juve, nella Juve del futuro? Quanti? Per me alcuni, io per esempio Vlahovic, Chiesa, ma ti dico anche Locatelli, Miretti, ma voglio vederlo con un altro allenatore. Io ti dico che tu li voglia vedere con un altro allenatore è legittimo, ma ti dico io che se tu prendi questi 11 giocatori che hanno giocato contro la Lazio, li porti all'Inter in questo momento, e poi all'Inter, forse uno o due possono giocare titolari nella te lo dico io. Se vuoi ritornare ad essere competitivo, devi essere, non dico competitivo come l'Inter, ma devi certamente fare una squadra competitiva. Ne parliamo adesso. Dimmi qual è il giocatore della Juve in questo momento che può giocare titolare nell'Inter, così. Dimmelo. Ma nessuno in questo momento della Juventus che può giocare titolare, solo nella Salernitana, perché neanche nelle altre può giocare titolare. Sto estremizzando, ma in questo momento è ovvio che se ne prendo uno a caso non può giocare da nessuna parte. E tutti oggi dicono si affannano a sminuire il lavoro di Thiago Motta, no? Ma lui ha un grande direttore generale che è Sartori, e non c'è dubbio. Però ragazzi, oggi cambiare la rosa del Bologna con quella della Juve, io le avrei voluti sentire all'inizio dell'anno, Sì, però aspetta, però adesso hai ragione, però occhio, perché quando tu trovi una certa alchimia, il Bologna il Bologna ha rischiato di subire 4 gol e non ha preso uno. Ha avuto anche fortuna e in tante partite. Non c'è dubbio, ma io non parlo della partita di oggi. Io dico semplicemente che oggi il Bologna viene visto come uno squadrone nettamente superiore alla Juventus. C'è poco da aspettare, perché ci sarà un Bologna-Juventus e ci sarà un Bologna-Roma, per cui ti accorgerai già subito come ci sarà un Roma-Juventus, per cui nel giro di 4 domeniche, per cui nel mese di fine aprile ci saranno gli scontri diretti, ti renderai conto se il Bologna rimarrà nel giro, se la Roma rimane nel giro, se la Juve
perderà gli scontri diretti oppure li vincerà, te ne renderai conto. Aspetta, subito, ma secondo voi non perdere, ma non c'entra nulla. Io dico che prendi Roma in quale. Aspetta, raga, non si capisce, parla uno alla volta. Gabri, vai. Dico, secondo voi la Roma perde in casa con questa Juve? Ora come ora? Secondo me la Roma perde il derby con la Lazio, però. Se la Juventus va ad affrontare la Roma a Roma con lo stesso spirito che ha affrontato la Lazio, è chiaro che la perde. Esatto. Però io invece la penso diversamente. La penso che la Roma perda il derby, ma io penso che la Roma farà pochissimi punti da qui alla fine. Io non so se oggi l'avete vista. Oggi erano molto sulle gambe e non c'avevano questi grandi nazionali. Cioè, secondo me l'effetto De Rossi sta iniziando a finire. E quel discorso è comunque se c'hanno da vincere col Milan in Europa League, secondo me perderanno e ne usciranno sconfitti. Quindi ti puoi toccare l'attuato, ovviamente, tanto non si vede. Detto questo, secondo me la Roma ne usciranno malissimo e con la Roma puoi vincere. Così io ti dicevo domenica dell'agnello sacrificale, perché domenica se la Juventus perde con la Fiorentina è gravissimo, perché la Fiorentina è fuori da tutto, dal campionato è fuori. La Fiorentina c'ha un'autostrada. Ne parliamo poi un attimo, Phil, perché sennò non sentiamo mai Phil. Non è fuori da tutto, c'è Fiorentina Atalanta, ti dico di campionato, Fulvio. C'è il campionato, c'è la Coppa Italia, poi c'è anche Coppa Italia e Conference. Ma il campionato, diciamo, è col Milan abbiamo tirato una riga, c'è detto fine perché... E qua finisce Phil. Sulla chat ci scrivono: Bremer e Chiesa giocherebbero titolari sicuramente nell'Inter. Ma non è vero. Ma non è vero. Bremer non per valutarlo, direi di no, magari per una questione di età, forse al posto di Acerbi, però sto bene così. Ma la Juventus, ma scusate un attimo, ma l'Inter ha Bastoni che gioca titolare nazionale, Acerbi che avrebbe giocato, se non ci fosse stata la nota vicenda, avrebbe giocato titolare nazionale, Di Marco che è titolare nazionale, Darmian che è titolare nazionale, ma come fa a giocare Bremer? Bremer gioca la nazionale brasiliana, non è che non ci gioca. Veramente è entrato a 20. Allora anche Danilo gioca titolare nel Brasile, ha fatto 90 minuti, è stato il migliore in campo. Sì. Con la Juve sembra una carcassa. La realtà è questa. Sì. No, ma la realtà è che di questi, cioè, ma voi scambiereste Lautaro Martinez e Thuram con Vlahovic e Chiesa? Ve lo chiedo. Assolutamente io no. Sì. Guarda, chiudo qui perché dopo questa dilatuata è meglio che chiudo. No, nel senso, io che sono milanista li scambierei. Questa la pagherai, Becco, però non fa niente. Salutiamo l'editore che ha fatto fuori fino a tutto. No, mi Ciao, dispiace, Fulvio. Vi saluto tutti, vi abbraccio, mi dispiace. Grazie, così Fulvio. Perché pagherà tanto questa affermazione qua. Ma chi se ne frega, noi siamo contenti se ne va. Grazie Fulvio. Grazie Fulvio. Ciao, un abbraccio. Ragazzi. Ciao. Diamo parola un po' a Phil, così poi lo lasciamo andare. Baldi, la Fiorentina ci scrivono cos'è, ma quale fuori, se vince con la Juve si mette in carreggiata per la Conference, poi mancano 7 partite, ne parliamo dopo. No, che una ragazzi, partita in meno c'hai. No, ma, ragazzi, ma io allora Phil, voi la vedete. Dopo Dario, far bene. Vai, scusa. Phil, solo una domanda. Tu ti aspetti uno di vincere lo scudetto nel derby e due nella volata Champions. Ora, ammesso che la Juve fare peggio di così è praticamente impossibile, però la considerazione di Dario inizia ad avere un po' di credito, perché la Roma effettivamente non è che sta facendo questa grandissima, adesso inizia un po' a ciancicare. Chi è secondo te la vera favorita? Nessuno nomina mai l'Atalanta, c'è una gara in meno l'Atalanta. La metto io l'Atalanta, vi sta bene col Napoli, ha una profondità di rosa importante, tra l'altro ha finito adesso un periodo dove comunque ha giocato con l'Inter, col Milan, Sporting è andata e ritorno, ha fatto la Juve, è andata a Napoli, gioca bene, poi è uscita comunque vicino 3-0 in casa del Napoli, non ha proprio vinto in casa contro una delle ultime della classe. Secondo me l'Atalanta in questo momento è molto in forma e ha come vantaggio rispetto alle altre sue dirette concorrenti il fatto di avere una rosa molto lunga. Ieri comunque ha giocato Miranchuk davanti con Scamacca, c'è stato in panchina Lokman, ne hanno di cambi, hanno possibilità di far ruotare i giocatori, quindi possono far... Hai il Liverpool che tutto sommato, sai, anche se esci dall'Europa League non è un problema, esatto. Perché voglio dire, quelli sono i naturali favoriti. Ragazzi, hanno anche una gara in meno, cioè, dobbiamo ricordare, non si sa quando la recupereranno, ma ce l'hanno. Infatti, per quello, cioè, se guardi i punti, li metti la gara in meno, ne hanno di tempo per risalire.
Se poi è vero quello che dice Dario, che la Fiorentina sul campionato ci ha messo una croce sopra, a quel punto mi viene da pensare che la squadra più motivata a fare tre punti in quel recupero sia l'Atalanta. Allora, adesso, Fili, in realtà se vuoi andare, se vuoi stare, tanto piacere. Se vuoi restare? No, vuoi andare? Resta, vai tranquillo. Allora, no, più che altro perché dobbiamo riparare. Adesso, Fulvio prima ha snocciolato un problema, che è un problema, quello della rosa, è ok. Però vorrei passare anche ad un'altra problematica che ci scrivono in tanti, sulla comunicazione. Cioè Allegri pare che stia perdendo anche un po' sulla comunicazione. Parto da te, per poi Dario, Michael, Nico e Phil, un po' tutti quanti. Anche l'aspetto comunicativo sta diventando un problema? Ma è un problema già da tempo, Gianlu. È un problema già da tempo. Lo è ancora di più adesso che ha sfasato, perché è chiaro che ha sfasato. Prima... faceva le sue scenate in modo trompio e arrogante, oggi le fa in modo meno trompio, forse ancora più arrogante, ma molto affannato, cioè si vede proprio che è in affanno, si vede una bussola. E anche qui la società manifesta ancora una volta di più la sua totale assenza, la sua totale strapotenza. Perché uno che comunica in questa maniera per giustificare l'ingiustificabile, cioè 7 punti in 9 partite, è uno che non si dovrebbe presentare davanti alle telecamere, o comunque si dovrebbe presentare davanti alle telecamere ai microfoni imbavagliato, oppure ancora con un tutor, cioè con giunto lì accanto che lo prende per un braccio e glielo torce. Sei esagerato sempre, Gabri, però Giuntoli non parla con Allegri da più di un mese. Questo lo sapete voi, lo sapete, la biota a te. Da quella roba di Branchini, cioè nel senso c'è una scollatura tra la dirigenza e l'allenatore. Perdonami, scusa. E allora lo mandino via. Fermati. Cosa che dici tu è vera. È una cosa aberrante quello che sta facendo Giuntoli. È un cretino, mi assumo la responsabilità. Ma non lo è, ma secondo voi non parlano allenatori? Ma certo, scusami, se io datore di lavoro... Come è stato detto così, roba? Sì, però se io ti sono andato sopra e devo collaborare con te fino alla fine dell'anno e vedo che tu sei in difficoltà, ma la tua difficoltà diventa la mia difficoltà, io devo per forza collaborare con te, se no non riusciamo più. Ma certo, Giallo, ma secondo te non parlano tra di sé, ma lo diranno a quei 4 giornalisti di regime che lo devono dire ovviamente in giro, e quindi far la bocchina buona a quelli come Son Cantella, che sono incazzati facendo passare come Giuntoli come il salvatore della patria, Allegri lo stronzo. Ma io ti dico di più. E qui ti voglio dire, io invece pagherei per avere un allenatore come Allegri che tenga la barra dritta. No, e noi pagheremmo ma come Allegri a livello comunicativo, perché io ti dico no ragazzi, a livello comunicativo è perfetto. Cioè, te preferisci un allenatore che ti dice noi siamo questi, più di così non posso fare, questa squadra sta, cosa ti deve dire? Stiamo facendo schifo, cosa ti deve dire? Beh, però te lo dimostra Dario. Sì, ma cosa si deve dire? Cioè, quali sarebbero le parole che vi farebbero star bene? Dario, ma perché può giustificare l'ingiustificabile? Può dire quello che ha detto al termine della partita con la Lazio? Gabri, cioè, dove è riuscito a fare i complimenti ai ragazzi, a dire che avevano fatto una grande prestazione? Ma che sempre. Ma come cazzo fa? Adesso arrivo anche dagli altri. Dario, io sono ragazzi... Però si è scavato il fosso da solo quando ha iniziato a fare... E i tifosi dell'Inter ti prendono per il culo per quello. Ma i tifosi, secondo me, voi in quanto giuventini sarete sì, nelle voi, se tu sei coerente con la tua linea, sei coerente e fai come ha fatto Conte il primo anno. Conte il primo anno arrivava a un certo punto, anche che era davanti al Milan, Conte diceva noi siamo più scarsi, dobbiamo lottare per il quarto posto, la gente faceva le pernacchie, ma lui era coerente con quell'idea. Però Gianlu, se comincia a fare così, gli comincia a dire ah, ma allora tu sei uno da spernacchiare. Io ti dico, secondo me Allegri, come la mentalità juventina deve essere, secondo me, poi non lo so, ma penso sia così, ovvero che siete superiori agli altri, quindi puoi anche essere spernaccato dagli interisti, ma i vostri scudetti sono sempre superiori a quelli dell'Inter, penso, per come cosa sento parlarvi. Chi è che ti ha scritto? Cosa sta succedendo che guardi un dispositivo? Cosa stai guardando? Io? Io? Tu? Niente. No, non c'è niente. No, è che voglio guardare i commenti che arrivano. Bravo, anche io sto leggendo tutti. Spero che qualcuno ci insulti. Non ci insulta nessuno.
No, e il discorso sulla comunicazione, cioè io preferisco 100 volte Allegri che piuttosto finge che vada tutto bene e poi negli spogliatoi gli scapicolla, gli tagli e colla a tutti. Ma che cazzo scapicolla? Ma scapicolla chi che non vince la partita da 3 da 2 mesi? Esatto. Ma si incazzerà un minimo nello spogliatoio? Ma secondo me nemmeno si incazza. Io non sono così convinto. Comunque, Nico, a livello comunicativo sì, pensi che sia un po' caduto Allegri? Poi faccio un paio di domande tecniche a Phil e riparto con delle domande tecniche perché ci stanno seguendo in tantissimi e voglio dare parola anche a tutti quanti gli spettatori. Ma lui si è un po' fregato con quella storia Sinner, Djokovic, guardie e ladri, diciamo. Lì ha un po' scazzato, diciamo, Allegri. È chiaro che quest'anno è condannato a vincere la Juventus, perché se no siamo già al terzo anno che non vince. Siamo già a 3 anni, giusto? Quasi. Sbaglio. Terzo. Quest'anno mi ricordo si era partiti... Ha vinto la Coppa Italia e tutto. No, perché quest'anno mi ricordo si era partiti chi non vince tra Simone Inzaghi e Allegri a fine anno se ne andrà, quindi mi sembra che uno dei due a questo punto vuoi augurarmi che la Coppa Italia non sia fondamentale, perché se tu metti la Coppa Italia questa qui, cioè due partite in croce, forse una terza, per decidere un progetto futuro di almeno 2-3 anni, cioè fermati no. Mike, io capisco quello che tu stai dicendo, ragazzi, non si parlò, vuol dire che siamo veramente in un mare, non voglio dire di che cosa, no, cioè, di meno, non ci posso pensare che la Coppa Italia sia fondamentale per una permanenza di Allegri, per favore non me lo dite. Io non so, puoi dire secondo me sì, se vuoi, secondo me sì, no, dai. Phil, ti faccio questo ragionamento. Io oggi mentre ero lì che mi contorcevo nelle mangiate varie pasquali, pensavo e dicevo, adesso io voglio fare un ragionamento all'opposto, cioè dico, io Allegri sulla panchina della Juve, qual è la mia aspirazione alla quale posso ambire dopo questi 3 anni? Non lo so, non mi sembra che ci siano squadre che in giro per il mondo bramino per avermi. Allora dico, perché ho detto io fossi me stesso mi dimetterei? Sai perché? Per il ragionamento che faceva Dario. Dario una volta è venuto in studio e fa, cos'è che gli ha detto Dario? Tipo, Pioli vince la partita col PSG, no, si dimette, dissi, se ne va. No, e io dissi, per, no, ma se Allegri se ne va via adesso, Dario, no, da terzo, e la Juve arriva a sesta, dice, ah sì, hai visto che fin quando c'ero io eravamo terzi, me ne sono andato io e siete arrivati sesti? Oppure, se voglio pararmi anche un po' il sedere, qualcosa devo farlo, perché io non so quante squadre vengono a cercare. Io invece farei così. Vai tu e poi... Seguendo questo. Io fossi, e poi vi saluto perché devo iniziare a dormire, vi dico, io fossi Allegri, lo sai cosa farei? Io vincerei la Coppa Italia e vi manderei a tutti a fare in culo. Tutti. Oh, bene, saremo benissimo! Speriamo! Attenzione, Dario! Ciao, ragazzi! Ciao, Dario! Dario. Buonasera a tutti! Sempre in giro, Carrieri, io... Adesso sono sulla 92 e sto per dirigermi verso il McDonald's, sperando che sia aperto. Non correre! Sperando che sia aperto. Phil, anch'io dovrò dormire. Guarda, era una rilettura che io facevo, perché dicevo anche, se questo, cioè, quest'anno si liberano tante panchine, cioè lui volendo potrebbe anche dire, guarda, facciamo una cosa, io me ne vado e magari mi trovo un accordo con, cioè, Liverpool, il libero, Bayern Monaco libero, ma tu mi fai così? Però io chi lo cerca? Ma è questo quello che vorrei far capire a chi lo difende, che probabilmente non c'è neanche nessuno che lo cerca, quindi ti dico, Phil, oppure se ne vai in Arabia, cioè qual è la cosa, l'aspirazione massima alla quale può ambire Allegri dopo la Juve? Secondo me è Arabia al massimo, e tutto nasce dal fatto che tutte le conferenze stampe di Allegri, tutte le varie frasi che abbiamo già citato e che citeremo perché tanto restano nella storia, denotano una grande confusione da parte di Allegri stesso, perché lui era partito inizialmente non credendo più di tanto di quello che aveva. Successivamente i risultati gli davano ragione, quindi a quel punto la narrazione per cui la Juve senza coppe poteva fare molto bene nel periodo che sarebbe stato quello dell'inizio 2024, dove l'Inter, il Milan avrebbero avuto le coppe da giocare, poi il Milan è uscito prima, per cui magari cadeva la discussione, ma c'era, mentre la Juve aveva una settimana di tempo ogni volta per affrontare le sue partite. La Juve continuava a vincere, bene, non male, non interessa, ma continuava a vincere. A quel punto si è trovato dentro un vortice dove
pur non, diciamo, credendoci, perché alla fine la Juve la stiamo vedendo nelle ultime partite che sta giocando, ormai sono 9 partite, non è più un'ipotesi, non è più un esperimento, cioè la realtà, la Juve è questa, è una squadra che ha delle potenzialità ma anche un sacco di lacune, e alla fine Allegri è rimasto coinvolto in questo gioco dove non riesce più a uscirne, perché tanto se se ne va non può andare altrove, perché tanto le panchine che si vivono, cioè un Liverpool non va a prendere Allegri, e comunque dimostra di essere, ma neanche Bayern Monaco penso, no, ma neanche Barcellona di oggi, cioè, il calcio si evolve, va verso un gioco sempre più veloce, sempre più palla a terra. Allegri invece è uno che ti dice: io voglio vincere 1-0 e sto da Dio quando vinco 1-0, legittimo, ma non compatibile con quello che è il calcio d'oggi. Per cui secondo me Arabia chiude, prende un po' di soldi, va via e basta. Per me non va manco in Arabia. No, dai ragazzi, siete ingenerosi, però Arabia no, dai. Allora, aspetta, tutto. Facciamo così. Guarda, io non sono un grande estimatore di Allegri. Okay, tu su che panchina lo vedresti? No, io dico che siete un po' ingenerosi a vederlo in Arabia, come dice Phil, e basta, perché io sono l'ultimo estimatore di Allegri su questa faccia della terra, e già non lo difendevo quando era al Milan, eh. Però vederlo, ragazzi, in Arabia Saudita mi sembra esagerato. Secondo me... No, e allora, al Bayern Monaco non ce lo vedo, perché Allegri che parla tedesco sinceramente non ce lo vedo. Ma quello è il primo dei problemi. No, esatto. Però sai, la lingua comunque in Germania è importante. Vabbè, Bayern no, Liverpool? No. No, a Liverpool non lo so, per la filosofia che hanno loro no. Magari lo United. Sicuramente non in Spagna lo vedrei, perché lì figurati. Guarda, lo United è una squadra che negli ultimi anni non ha mai trovato un equilibrio, nemmeno in fatto di allenatori. Potrebbe trovarla con un allenatore che dice: magari ci mettiamo dietro, vinciamo 1-0 e portiamo qualche risultato finalmente dalla parte di. Se andasse a Napoli alla fine, a Napoli, alla Roma. Napoli mi sembra difficile. Però. Allora, vi leggo qualche messaggio, raga. Così, allora, se rapinano Carrieri sulla 92 in diretta, andate virali, speriamo. È la speranza. Questo è Marco Caprio. Ai milanisti non basta la tabella scudetto di cui parlavano tutti, niente, hai fatto sta figuraccia. Ma non è mia sta tabella. Vabbè. Ben ritrovati soprattutto i milanisti, ma veramente avete preparato la tabella. Grazie. Per vincere lo scudetto. Se si fosse dimesso avrebbe guadagnato punti anche per un ingaggio futuro da parte di altre squadre. Così si è rovinato per sempre, dice Edo da Novara. Se perde anche la Coppa Italia sono 3 anni di fila, 0 titoli, 4 senza scudetto, lo sappiamo, grazie. Conte allenamento quando Milan aveva 4 punti di vantaggio diceva: di nuovo guardiamo chi ci sta davanti, dovete sputare sangue fino all'ultima giornata. Il video è su YouTube, è vero, vero, c'è. Giuntoli purtroppo non può far più di tanto, perché chi decide è il calcio e cacciarlo. Davide, stavamo analizzando un attimo. Luca, io lascio, io vado a dormire. Ciao Mike. Stavo... Allora, a parte il fatto che è uscito fuori l'audio VAR, parto da questo con Davide, così almeno commenti l'episodio dove il gol dell'Inter è regolare, perché con il tocco del difensore dell'Empoli parte una nuova azione, visto che l'attuata si era scatenato dicendo che fosse rigore. No, l'editore ha detto che era regolare, quindi... Ma quale? Il primo gol, dite? Perché non ho ancora fatto in tempo a metabolizzare gli episodi, non ho ancora visto niente. Per cui ammetto che non ho visto, però cioè non... Hai bevuto? No, assolutamente no. Però non avevo assolutamente il sentore che ci fosse un episodio contestato. Cioè, io ho visto comunque Di Marco che calcia dal limite. Poi ripeto, dovrei questa rivederlo. Questa è l'atmosfera che c'è quest'anno a San Siro, hai capito? Ma non succede mai niente contro l'Inter, vai! Inter Verona non avevi il sentore, Davide. Niente, bastone Duda. Ma cosa vuoi che sia successo, dai? Sì, una spintina, amico. Massimo, sì, amico. Dai. Però tu ti ricordi cosa è successo prima e dopo quell'episodio bastoni Duda? No, perché via, dai, tutto permesso quest'anno. Oppure vedi solo quello che ti fa comodo vedere, perché anche quello è. Che cosa è successo prima di bastoni Duda? Prima e dopo, non solo prima. Che cosa? Un gol del Verona su fallo Arnautovic, che anche quello comunque poteva fischiarlo. Adesso l'hanno affossato, non ricordo anch'io. No, cioè comunque ci poteva stare il fallo lì. Ricordo un po' la stagione 2004-2005, quando tutti episodi, vi ricorderete? Drammi Seixantel, che bell'anno quello lì, Il gol di quella di la punizione di Nedved da Bologna, andiamo.
Andiamo. Vedo che le ricordi bene tutte queste stronzate. Zebina Calazze. Zebina Calazze. Zebina Crespo. Non era Zebina Turam, ti ricordi? Sceva Fermatiere. Davvero? La stella di Isla del Milan, vabbè. Cafu tirato giù in aria al ritorno. Ma se vuoi sto qua ore, Ma si è rialzato. Sto qua ore però. D'ora a d'ora regolare in Milan Bologna. Per parlare del 2012, sì, per 2012 puntare. No, 2012 non parliamone perché. No, non parliamo. 2012 l'abbiamo perso noi, guarda. 2012 okay, l'abbiamo perso noi. Ok, bravo, così 2004-2005 no. L'ha perso, l'ha trovato a perdere Moggi e ha fatto bene, sinceramente. No, io non ho detto questo, ho detto che secondo me c'era qualcosa che non andava. E tu usi perifrasi, io sono un po' più diretto. E indovina chi gliel'hanno dato lo scudetto? No, a nessuno, quell'anno lì a nessuno, è rimasto non assegnato. L'anno dopo, per cui... capirai cosa c'è. L'anno dopo cosa vuol dire? L'anno dopo non c'è, è un'altra stagione, tu hai detto 2004-2005, non è che devi spaziare a seconda di quello ti fa comodo. Se vuoi ti dico cosa è successo anche l'anno dopo. Che abbiamo fatto 90 punti sul campo e te l'ha andata a te. Starei parlando della squalifica Ibrahimovic contro l'Inter, ti chiede Edo Novara. Sì, mi ricordo. Rigore, lo ammetto. Ah, quello della testata Mialovic. Quello di Dorasò in Milan Bologna, se vuoi, ti dico anche. Cos'è che è? Ma tu, no, dico, Dorasò in Milan Bologna c'era un gol regolare annullato da un arbitro, che non voglio dire il nome, però comunque lo sappiamo tutti chi è. E ci abbiamo perso 1-0 col Bologna in casa. Io non ho capito, Nico, è proprio da Inter Verona. No, me lo ricordo, Dorasò, chi è? 85, sempre da Inter Verona. Chi era? Collina? No, era un altro. Dillo. Era stato Bertini. No, non voglio dire, non lo voglio dire. No, non era Paparesta. Bertini. Non era Paparesta. De Santis. Rosetti, perché è di Torino. Rosetti, no, Phil l'ha detto. Che è Phil? De Santis. Ah, quello di chi vuole entrare nel 2002. Mi ricordo degli episodi così, però avrà vinto meritatamente il campionato. Dorasò, vi leggo, Dorasò, Gazzetta dello Sport, è tipico giornale che ti fa la Juve, Cantella. No, apposta l'ho cercato. Dorasò, due punti, fallo lieve, virgola, ma c'era De Santis, bravo a fischiare, bravo con certo. La Gazzetta. Ci mancherebbe, guarda, ero allo stadio Gianlu, quindi la Gazzetta dello Sport, che non mi sembra che possiamo per un giornale per Juve. No, ma io ripeto, quell'anno lì, se vuoi te lo dico tutti gli episodi che sono successi, perché potrei andare in un quiz televisivo. Per quell'anno. Vai, diceli, facciamo. No, il gol di Pellissier in Chievo Juve, me lo ricordo, però vabbè, non c'era la online technology. Un saluto, ci sentiamo alla prossima. Ciao, Phil. Ciao ragazzi. Alcuni episodi ammetto che me li ricordo anch'io lì. In alcuni episodi non ti do torto, ma su. Ma no, ma è così, era per ricordare. Vabbè. Va bene, comunque, Davidino. Senti, quando è che dici? Torniamo al presente, ecco, torniamo al 2024. Quando vinco lo scudetto, secondo me, allora ti dico se... in Inter Torino. In Inter Torino? Lo vinco il 28 aprile. Cioè la settimana dopo. Perché secondo me allora ti... Sì, perché secondo me ti dico, perché vedo il Milan, secondo me, che dal punto di vista della condizione... Aspetta, che mi sentite? Vedi, il Milan un po' meglio adesso, poi statisticamente non penso che perda il sesto derby di fila, per cui magari ci può stare che il Milan, dato che la Juve non può permettersi di perdere altre partite a gruppo, per cui magari strappa un pareggio col Milan e l'Inter poi vince col Torino, lo vince la domenica dopo. Più o meno. Ok, allora facciamo così, visto che siamo rimasti in quattro, dai, vi leggo qualche messaggio. Auguri Ciccibelli e Forza Allegri, Daniele Picchio. Poi Nicolò, per non parlare di Lobello, Enrico Casetta, l'attuata qualcuno si ricorda dall'Inter, nonostante i furti subiti dalla Juve, continua a fare proprio ciccia con loro, a fare l'alleanza contro l'Inter. No, Daniele Scriboni, vedi, non ho fatto nessuna alleanza. Esatto. Non ho fatto nessuna alleanza. Anzi, l'attuata Milan Celtic del 2007, non ti ricordi la mano di Maldini? No, gli ricorda quello che gli conviene. L'attuata, no, me la ricordo. C'era fallo e probabilmente non avremmo passato il turno. Quale? Quando? Col fallo di mano di Maldini sul tiro di, mi sembra... Ah, col Celtic, sì.
Sì, sì, sì. Enrico sì, chiede, no, la posizione di Teo a Verona e quella di Tomori rimangono dei misteri. La tua anche stasera ha perso una grandissima occasione per stare zitto. Dagli e collovati. Marco Caprio. Ragazzi, evidentemente me li ricordavo solo io quell'episodio. Esatto, bravo. No, c'è gente che ti dice Zambrotta tira la maglia a Cafu, rigore, e lo dico pure io da juventino, c'è gente che te lo spiega. Ah, vedi. Se però nella vedi stessa partita c'era un'espulsione di Nesta, vedi? No, io sono onesto, me lo ricordo. E a nell'azione dove poi ha segnato la Juve. No, non è in quella. Sì, che se, sì, no, me lo ricordo che fa l'intervento, poi la palla va lì, non è in quella, prima. 2006, quella che state dicendo voi, perché no. La Juve non ha, sì, la Juve non l'anno no, prima. La Juve quella, nel 2005 ha fatto 0-0 col Milan. In casa, ma ha vinto San Siro, con gol di Trezeguet, ha vinto San Siro. E a Milano ha vinto col gol di Trezeguet. 2004-2005 era, sì. Sì, c'ha ragione Nico. Sì, no, la stessa sì, partita Nesta già ammonito doveva essere espulso. Il Milan contro la Juve, che la Juve gioca con Chimenti in porta. Sì, quella l'anno dopo. Sì. Barella sta ancora rotolando in aria, chiede Stefano Chiesa. Non lo so, devo chiedere alla tua Carriere. Sta rotolando Carriere. Ma mi sa che è rimasto Carriere indietro di un po' di tempo adesso. Carriere dice di sbagliare la fermata. Carriere non è credibile. Vai al Mac a mangiare, buon appetito, Roberto. Beh, in sto caso seguirò il consiglio. Adesso scendo dalla 92 e vado verso il Mac, sperando che sia ancora aperto. Sarebbe veramente una beffa se fosse chiuso. Ma una beffa neanche tanto remota, perché adesso è mezzanotte. sto schiacciando, guarda, il pulsante del prenotare frenata, del prenotare la fermata proprio 2000 volte, così almeno non si sbaglia. Ecco, perché non posso permettermi di perdere secondi preziosi. Ciao, basta di andare, che cazzo stiamo qua a puntare la cassa a terra. No, io sto qua, tanto sono, vi tengo in compagnia. Qua. Allora, adesso vi faccio una domanda. Immaginiamoci al 17 agosto del 2024-25. Io vi dico le squadre e voi mi dite l'allenatore. Dai. Allora, okay, dai, vabbè, in ordine. Allora, Gabi, vai. Inter. Mi ridici l'anno? L'anno prossimo. Alla prima giornata del prossimo campionato. Vabbè, l'Inter in giallo. Inzaghi, Nico. Credo meritatamente rimarrà Simone Inzaghi. Inzaghi, sì, è vero, c'erano due rigori Inzaghi, su Crespo. Sì. C'erano due rigori su Crespo, è vero. Quell'anno lì c'erano due rigori, soprattutto lo Juve Milan 0-0, quello lì. Quelli del 2004-2005. Sì, quello di Zebina e due volte esatto. Zebina. Ok, poi Milan, Davide. Allenatore al 17 di agosto chi è? Allora, vabbè, Thiago Motta. Gabri. Il Milan delle tre è quello di cui sono più indeciso, però vabbè, sì, la butto lì. Thiago Motta, Gabri. Sarri, Nico. Stefano Pioli. Sai che anche per come si sta mettendo la stagione, anche secondo me Nico è così. Poi, ragazzi, volete dirgli a sto uomo? Manca la prova più importante, adesso manca l'Europa League, adesso dipende come fa la Coppa. Non penso, sì, però, scusate, posso mettere sul banco dei dati così, negli ultimi quattro stagioni? Il Milan ha fatto secondo, è arrivato primo, ha fatto una semifinale di Champions League. Quest'anno è secondo e ai quarti di Europa League. Nico, ma non è una questione di quell'uomo lì. Cosa volete dire? Niente, ma non è una questione di risultati. Il fatto che la società ritiene che il ciclo sia chiuso, forse. Sì. Okay. Forse Nico, sì. Nico, Juve. Juve ti dico Conte. Conte, Davide. Anche per me Conte. Contro stanno sottovalutando tutti. Gabri. Thiago Motta. Poi, se devo andare in ordine, ti dico Bologna, e qua iniziano problemi, perché Bologna, chi ci vedreste? Bologna, bella domanda. Chi è un emergente? Non lo so. Anche io sarei un po' in difficoltà, perché tipo se dovessi pensare a un Juric, per intenderci, se Thiago Motta va via, però lo vedo molto diverso e lontano dall'idea di Thiago Motta. Cioè,
farei fatica a trovare un allenatore che possa allenare Sarri. No, al Bologna non vedo Sarri. Gabri, tu vedi? Non lo so. No, al Bologna no. Io penso che Sarri andrà o al Milan o alla Fiorentina. Ma scusate, se io vi dico una cosa, ma perché tutti diamo per fatto sicuro Napoli italiano? Ma se l'italiano dovesse andare a Napoli e andasse a Bologna? Non credo, però. Però anche secondo Bologna, non lo so, mi sembrerebbe un po' riduttivo per sì, anche per me. L'italiano. No, perché sennò c'è Fanoli del Venezia che è un buon allenatore. Secondo me farà Napoli italiano. Napoli italiano, ecco, essere... Napoli italiano per Nico. Davide? Gasperini al Napoli. Gasperini? Secondo me sì, però poi dovrà disfilarsi la Atalanta. No, rimane l'Atalanta. Gabri? Napoli? Italiano. Anche, ma questo dove cazzo si trova? Nome, in una guerra? Dico un nome a sorpresa perché sai che in un sempre fare questi giochetti, quindi non so, magari un nome straniero. Bravo, lo stanno andando a prendere. È quello che sì, sono sirene della polizia. Tu, cioè. E la Roma, secondo voi? De Rossi. Ma dove cazzo, che cazzo sta succedendo? A Loreto sono. Deve essere molto pericoloso, cazzo, se ci sono quattro macchine che vanno lì con le sirene al massimo. E adesso vedere che trovo il Mac chiuso, perché quello di Piazza d'Argentina è sbarrato, il che non promette bene. No, tempo 10 secondi. Tempo 10 secondi. Sarebbe stata veramente una beffa. Non posso bestemmiare qua in diretta, ma la tentazione è forte. No, ci chiudono tutto. No. Aspetta. Aspetta. Allora, guardate cosa scrivono: Bologna italiano, Fiorentina Sarri. Carrieri su GTA. Carrieri sta correndo, raga. Carrieri top ricercato. Entro. Aiuto. Ce l'ha fatta. Vai, insieme a lui. Insieme a lui. Adesso vediamo, deve fare la missione, deve fare, se su GTA deve fare la missione. Sia lodato il lunedì dell'angelo. No. Fiorentina Palladino. Io so che Palladino può andare al Torino. La musica migliore di Radio GTA. Guardo qua, sono il mio bel McDrive. Eccolo, è arrivato. E Juric dove va? Juric c'è anche Gilardino in ballo, c'è anche Gilardino. Davidino, giraci subito il totem del Mac e facci vedere cosa stai comprando. Esatto. No, ma vado piano, poi mangio anche a casa dopo. Prendo due patatine grandi e una Coca-Cola. Ma che schifo, ma cosa vuol dire due patatine grandi e una Coca-Cola? È un eroe dei nostri tempi. Aspetta un attimo, vediamo qua che non la trovo. Ecco qua, bevanda, Coca-Cola, non Coca-Cola. Vabbè, comunque Coca-Cola. C'è anche Gilardino in ballo, Gianlu. Dici? No, dico nel toto allenatore si potrebbe muovere da Genova? Io penso di sì. Molto dalle squadre anche che salgono dalla Serie B, perché ci sono degli allenatori interessanti in Serie B. Guardate, imparate. Chi Vanoli? No, Vanoli del Venezia. Ho capito, Vanoli. È un allenatore che può essere... Gianluca, guarda qua! Che meraviglia! Dimmi che si mangia un pacco di patatine in diretta con noi. Raga, l'editore quello è scontato. Se finivamo all'una, ma come facciamo a finire all'una? Che non esiste. Non c'è nessuno nel backstage? No, non c'è nessuno. Ah, bene. Potrebbe io invitare... quasi scarico. Allora, Carrieri va dritto nella... Siamo rimasti tre disperati, come facciamo a rimanere fino all'una? No, sopra qua veramente siamo davvero quattro disperati. Volevo ribadire a Cantella che ho già caricato 5 articoli per domani mattina sul sito. Stavo guardando però, no, a parte gli scherzi, le immagini di Lautaro. Ora, si è un po' stizzito Lautaro. Sì. Anche Bastoni era arrabbiato comunque quando è uscito, Sì, però mi sembrava arrabbiato. Era un po' arrabbiato. Mi sa che ci sta stanno facendo rivedere adesso. Tra poco. Sì, stavo guardando intanto la cosa. No, ma si vedeva anche San Siro che usciva comunque
stizzito anche, da, anche dalle immagini, dagli schermi. Aia. Ma infatti, quindi? Vabbè, quindi è un momento fisiologico di calo, dopo che ha fatto una stagione a mille all'ora. Infatti anche oggi quelli che sono apparsi meno positivi sono quelli che hanno giocato più partite, cioè i tre di centrocampo, soprattutto Cialè, Mkhitaryan e i due davanti. C'è un risultato sto stanco, Davide, perché a parte che c'è la partita già con i calzettoni abbassati, e non è mai un buon segnale, secondo me, per un giocatore. No, sì, certo, assolutamente. Ma anche due attaccati, infatti questo è il risultato di aver fatto un mercato dal punto di vista del reparto offensivo abbastanza approssimativo, e questa sarà una cosa che dovrà essere assolutamente migliorata per l'anno prossimo. Ti ho detto Çalhanoğlu. No, io ho detto sì, ma Çalhanoğlu comunque alla fin fine ha retto, cioè è stato comunque, cioè quei due là sono stati più negativi, due davanti. Però c'è comunque Aslani, cioè i frattesi a centrocampo, con i cambi, c'è, no, c'è, non è che devono giocare forza sempre Mkhitaryan e Çalhanoğlu. No, ma infatti poi li ha messi dopo. Però con l'Empoli puoi anche giocare con una frattesi Aslani, ad esempio. Vabbè, adesso che comunque non ha impegni di Coppa, che gioca un'altra settimana, parteranno sempre con la formazione titolare. Adesso che non ha impegni di Coppa. Anche partite, avevano giocato anche in nazionale, comunque. Vabbè, ho capito, però adesso devi fare, ragazzi, devi chiudere anche il campionato. Stavo riguardando un po' di dinamiche di Open VAR, ad esempio sul rigore di Bremer che non è stato dato. Ho visto, ragazzi, che oggi è andato un rigore alla Roma clamoroso, quello su Zaleschi. Sì, su Zaleschi, cioè, clamoroso. È una settimana dove non c'è tanto da dibattere, però veramente il contatto Bremer-Zaccagni stavo riguardando, ed effettivamente poteva essere rigore anche quello. Ci poteva stare, sì. Ma secondo me sì, come... Ho avuto dei dubbi perché l'ho visto una volta anche quello del primo tempo, l'uscita di Szczęsny quando ha fatto la cazzata che ha preso il piede. Io ho avuto il dubbio, Davide, però poi l'ho rivisto e ha soltanto una fortuna Szczęsny, che praticamente quello passa in pieno la palla proprio mentre la sta girando. Sì, però diciamo che magari poteva essere approfondito un po' di più l'episodio. Sì, a me sembrava rigore, onestamente, però... Ti sembrava rigore, Gabri? Sì, cioè secondo me 4-1. Lui va sulla caviglia di Pedro. Io non vedo un tocco prima di Szczęsny. Questo è quello che c'è, un tocco. No, non l'ho visto neanche io. Allora, io ho visto che Szczęsny ammortizza con le mani sui piedi di Pedro, che ha già scaricato la palla. Esatto. Però sono già successi episodi di questo tipo. Esatto. Sì. Senti, sì, diciamo che... Gabriele, domani... Cosa stai salendo? Sono in precario equilibrio, che devo salire al primo piano con i pantaloni che mi stanno cadendo. Oh, madonna. Chantel, domani sai che allora, possiamo già dire a tutti, domani come ospiti abbiamo Civoli, Collovati, De Bonni e te, guarderemo la partita insieme e poi chiaramente ci sarà un ricco post partita. La tua, ti dico già, i titoli... cioè non esisteranno dei titoli per domani, perché dobbiamo, cioè l'unico titolo è Inter, countdown scudetto, Milan adesso più è il grande favorito per restare, se riusciamo a parlare di Inter e Milan, occhio, perché domani la Lazio, tra l'altro, a parte gli scherzi, abbiamo scherzato prima, la Lazio ha fatto turnover in campionato e domani giocheranno Luis Alberto. A questo punto Castigliano, secondo me, più in forma di Immobile, avrei fatto giocare ancora Castigliano, speriamo. Però la Lazio domani viene giù a titolare. Secondo te? Sì. Tornano tutti tranne Provedere in porta. Scovoleccia. La Juve rischia. La Juve rischia domani? Sì, secondo me rischia già da domani. Ma te l'ho detto, lo stavo dicendo prima quando c'era Fulvio, la Juventus è piatta in questo momento, cioè l'elettrocardiogramma piatto completamente. Non anche ha, questo è piatto. Non da segni di mamma. Non da segni di vita. Di vita in questo momento, quindi non la vedo benissimo, cioè la Lazio non è che l'abbia vista in grande spolvero l'altra sera, per me la partita era da 0-0. Ora la cosa clamorosa è che la Lazio ha fatto una partita normale, normale. Come la partita della vita, la Lazio ha corso un po' di più della Juve e ha pressato un po' più forte delle altre, non è che ha fatto sta roba che tu dici madonna mia, e ho visto una squadra meravigliosa e straordinaria. No, infatti la partita per me era da 0-0, poi alla fine è venuto fuori quel gol
quel gol di Marusic che è stata una giocata estemporanea di Guendouzi. Ah, ma Furlan però... a fianco a Marocchino vedo sulla Rai. Sì, ho cambiato. No, dico, la giocata era estemporanea di Guendouzi e poi è arrivato Marusic che si è trovato lì marcato da uno che non sa bene come si giochi nella Juventus, perché era un ragazzino quello che lo marcava, no? Giustamente. Ciao, Fra! Quindi... Ciao a tutti, buonasera. Ah, buonasera, buonasera. C'è anche lo Sciulfacchini. Per Facchini ho un paio di domande subito. Hai già parlato del Catanzaro? No, però scusa un attimo, vale più un cross del vostro centravanti che tutto il centrocampo della Juve, mi pare di capire. Mi sembra chiaro. Grande Tramis che guarda sul cellulare le puntate di Sexy Bar e ha ragione. Alla grande. No, volevo fare i complimenti a Carrieri perché ci sta staccando un pezzo di cinico TV di proporzioni veramente straordinarie. Si unisce, si mette nella nostra galleria degli orrori di Calcissimo, vicino al tostapane di Henry Catucci, o come diavolo si chiama, che ormai... Ma Catucci che si l'ha fatto? È una cosa drammatica. Togli la mano per piacere, fatti vedere. Ma sai che lui non ha dimestichezza con i social? È come qua. Carrieri. Con una mano devo tenere il telefonino e con l'altra la coca del Mac, per cui... Scusate un attimo, a parte che dovremmo chiedere al titolare di quel punto del Mac se ci dà un due soldi, insomma, se ci sponsorizza la trasmissione, però scusate un attimo, ma voi state a pigliarvela da mesi con Allegri, ma vi rendete conto che è la Juve che è morta? Cioè, Allegri... nel senso che non esiste più dirigenza, non esiste più società, non esiste proprio il concetto di Juventus, cioè non esiste il concetto di quella squadra che dominava, che sbaragliava il campo, che si aggiungeva gli scudetti là sul tetto dello stadio, se non c'erano, non esiste quella squadra lì, non esiste più, cioè non è Allegri il problema. Il problema, l'ha detto con lo che ha fatto il giro del web qualche tempo fa, il problema è la dirigenza precedente a questa che ha di fatto eseguito l'omicidio della Juve come concetto, che di squadra che vinceva, di squadra che sapeva, come dire, dominare il calcio italiano. La vecchia signora non c'è più, è la Juve che non c'è più, non è Allegri che non c'è più. Non so cosa ne pensa. Ma Fra, siamo perfettamente d'accordo su tutto questo. Tu hai effettivamente sottolineato dei punti importanti, però non significa che in assenza di società, dirigenza e tutto quello che tu hai ben elencato non abbia colpe questo allenatore. La società è assente, sì. La proprietà è assente, sì. Ma questo allenatore continua a sbagliare. E continua ad essere l'uomo sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché è chiaro che se la società ti enuncia un progetto giovani e questo qua i giovani li distrugge, c'è la narrazione che ci racconta che in realtà li ha fatti esordire, ci ha puntato, ma ragazzi, ma Erdiz è sparito, Erdiz non sappiamo più che fine ha fatto. E ma Gabri, il fatto è che la Juve adesso, parliamoci chiaro e guardiamo le partite così con un occhio abbastanza critico, faceva le stesse partite che sta facendo adesso nel girone di andata, solo che gli andava bene che vincevi 1-0 col Verona all'ultimo minuto col gol di Cambiaso, vincevi 1-0 di qua magari con un colpo di fortuna. E tutti dicevano, è tornato il cortomuso, Allegri, eccetera, eccetera. Non è così, perché ha era fatto le stesse partite che sta facendo adesso, ragazzi, dai. Ieri voleva portare a casa il punto. Ieri voleva portare a casa un punto. Non c'era, è andato via Roma per vincere. C'era più unità di intenti, poi è ovvio che... Vabbè, quello è un altro discorso, cosa vuol dire? Ovvio che tutto quello che poteva andargli bene gli andava bene, però era sicuramente più squadra rispetto ad adesso. Cioè... Non molto, ma io ti sto dicendo dall'approccio della partita,
la partita è sempre stata così con Allegri, cioè gli anni scorsi la Juventus, ma è lo stesso da tre anni, ma è lo stesso da tre anni, esatto, appunto, sì. Appunto, ti sto dicendo, la Juventus non è che ha cambiato la filosofia con Allegri quest'anno, dice andiamo e dominiamo le partite, andiamo e come al solito speculiamo sul risultato, speculiamo sull'1-0, andiamo appunto, lì, dico, facciamo un gol. Scusate, ma la posso sparare? È grossissima. E se la Juventus fosse in vendita? Ma io me lo auguro. Nel senso, mi spiego. Se la Juventus fosse stata, come dire, snellita o resa più innocua, o meno costosa dal punto di vista proprio della macchina produttiva, dei risultati delle plusvalenze calcistiche, proprio per venderla, per fare in modo che sia sufficientemente appetibile per qualcuno che la compri? Allora, io ti inizio a rispondere. Che non puoi depauperare il parco giocatore. Non è questione di depauperare, no, vabbè, lì non è vero, non si è depauperato niente, perché Transfermarkt ha detto che hanno fatto plusvalenze per 63 milioni quest'anno in quanto a pacchetto di giocatori. No, però perdonami, cioè, su questa cosa qua è corretta, però fino a un certo punto è normale che se io ho dei giocatori che prendo dalla next gen, chiaro che se Ealing me lo sono allevato io, non l'ho pagato niente, è normale che quello anche che vale 15 milioni per fare una plusvalenza, bene perché l'hai fatto giocare, molto bene perché l'hai fatto giocare, poi vediamo se lo vendi, a quanto lo vendi, perché se pensi di venderlo in Italia non c'è nessuno che ti dà più di un prestito con diritto di riscatto, quindi piantiamola di raccontarci delle narrazioni che non esistono. Se tu vuoi vendere un giocatore della Juve, puoi pensare di vendere o Vlahovic o Bremer. Vlahovic rischi di fare la fine dell'anno scorso, però quest'anno ha fatto più gol. Su Chiesa c'è una narrativa che è totalmente distorta, perché purtroppo Chiesa non sta rendendo per il giocatore che è, e quindi probabilmente, a me spiace dirlo, ma ti converrebbe tenerlo sperando che l'anno prossimo si riprenda e che l'anno prossimo lo vendi, perché in questo momento lo vendi, non so a quanto lo puoi vendere Chiesa, forse davvero ti converrebbe andare dal Napoli e dire ascolta, ti do Chiesa, quanto mi dai? Perché il Napoli prende i soldi da Osimhen. E questo è un discorso. La Juve non ha giocatori che può vendere. L'Inter, se apre il pacchetto a ventaglio di giocatori che ha in rosa, l'Inter può vendere Bastoni, Barella, Çalhanoğlu, Di Marco, Lautaro, Thuram. Il Milan può vendere Maignan, Theo Hernandez, Leao, e già con quelli se ne... Il Napoli può vendere Varaschia, Osimhen, e là ci fermiamo. Però fra quello che dico io è: se tu pensi che i tuoi non siano buoni, appena ti arriva un'offerta per Bremer, purtroppo lo impacchetti e lo mandi via. Perché se tu da Bremer ti fai 70 milioni e con quei 70 milioni ti vai a comprare Calafiori, ti prendi un altro difensore a parametro zero e puoi mettere quei soldi per un centrocampista, devi ragionare in questa maniera. Non ci sono alternative. Il problema, secondo me, sbagli, come dire, tipo di valutazione sul mercato, cioè tu stai pensando in maniera corretta a un mercato o a una creazione di valori economici in seguito alle prestazioni sportive dei giocatori che sostanzialmente è vecchia maniera. Quindi tu dici, se devo vendere qualcuno, devo vendere qualcuno che mi fa fare cassa. Sì. Ma per creare le plusvalenze la Juventus ha scelto un'altra strada, cioè ha scelto di prendere i giocatori della next gen e di farli diventare giocatori vendibili. Per cui Carrieri, almeno scusa, Carrieri è educato a tavola, ha bevuto, ma non è mai stato educato. Ecco, stavo dicendo, ha preso i giocatori dalla next gen e li ha fatti diventare giocatori vendibili a 7, 10, 12 milioni. Ha ma fatto chi? Plusvalenze, cioè, ma quali giocatori ha venduto a 10, 12? Ma dimmi il nome. Però ha fatto plusvalenze. Fare plusvalenze è un modo per rendere appetibile la società, sì, e quindi per venderla. Questo sì, però ho capito. Magari è destituito di ogni fondamento. No, ma se io prendo e porto il Gabri, te lo posso. Sì, ma il problema è che Miretti sul mercato in questo momento. Scusami, poi ti faccio parlare, poi chiudiamo anche perché è mezza. Chiudiamo. Se io prendo Miretti e lo porto sul mercato in questo momento, Miretti, il massimo della cosa che posso prendere è un prestito dalla Salernitana o dal Monza o dall'Udinese. Cioè, io non ricavo un euro da Miretti. Ealing non mi danno un euro,
Ecco dov'è il problema di Allegri. Non è che non ha, non ha generato neanche un ricavo per la società con i giocatori che ha la Juve, perché non è vendibile nessuno. Ildiz fino a un attimo fa gli diamo la 10, è vendibile. Voi sapete che Ildiz adesso in questo momento gioca ritagli di 10, 3, 4, 8 minuti e basta. È un materiale a perdere. Vorrei capire perché. Nico, scusami, vai. Volevo aggiungere che la Juventus, secondo me, ha pochi giocatori vendibili, come dicevi tu prima, ma quelli vendibili, purtroppo per la Juventus, io ti faccio dei nomi: Szczęsny, Vlahovic, Chiesa, hanno un ingaggio altissimo, ragazzi, e non li piazzi da nessuna parte questi qua. Anche lo stesso Bremer che è arrivato ultimamente guadagna tanto, e prima di comprarlo una società ci pensa 2 o 3 volte. Questo è il problema, ragazzi. Allora, comunque, pare mio, la Juve servirebbe soprattutto esterno, terzino sinistro, decende Stefano. Raga, intanto zitto, il buon Abate rischia di vincere la Champions League. Abatismo, Enrico Casetta. Carrieri, prenditi il gelato per chiudere. Agata Croce, che non l'avevo mai vista, ma mi fa piacere. Bravo, Nico. Buonasera a tutti. Sulle vale 40 milioni, Pasquale. Io fin quando non vedo 40 milioni non ci 40. Credo. Miretti, una patatina e una gassosa. È un bell'argomento, però, Fra. Secondo me lo tratteremo anche successivamente. Guarda, ti posso concludere dicendoti questo, che Allegri in questo momento non sta proprio eseguendo alla lettera il dettame di valorizzare il possibile, di fare il meglio possibile. Anzi, sta giocando contro la società. Cioè vuole farsi cacciare. Spero per voi, visto che io sono tifoso di una squadra bianconera nata un anno prima della Juventus, quindi sono tifoso dell'unica squadra bianconera, della primigenia squadra bianconera del calcio italiano, quindi non ho preoccupazioni, ne ho di peggiori, però spero per voi che lo caccino, ma semplicemente perché sta rimando assolutamente contro, se no vedere De Sciglio in campo dopo 11 mesi non riesco a spiegarmi. Cioè, secondo me, quegli stessi 7, 8, 9, 10 minuti di Ildiz sono un messaggio di Allegri alla società. Cioè dice, volete che io valorizzi? No, io non li valorizzo, faccio giocare Alessandro che non stoppa una palla da 14 anni, Cinque Cantella. E non faccio giocare quelli che invece voi mi chiedete di valorizzare. Cioè è palese che l'unico cortocircuito di Allegri è che Allegri doveva fare una cosa, ma non sta facendo nemmeno quella, cioè, non sta valorizzando neanche il parco giocatori che ha a disposizione. Giustissimo. E va bene, dai, allora io ringrazio Nicola Lattuada, grazie per essere stato con noi tutta la sera, Nico. Grazie a voi, grazie Gabri, grazie Fra, grazie Chantel. Nico, ci rivediamo venerdì, giusto, calcissimo? Venerdì, sì, assolutamente. Grazie Nico, grazie a Carrieri. Grazie Gianluca, grazie a voi, buonanotte, noi ci vediamo mercoledì. Hai digerito? Ho digerito, sì. Non posso però dimostrarlo per decenza. Meglio. Schifo, però, dai. Ci vediamo mercoledì sera. Ci vediamo mercoledì sera, calcissimo, sì. Buonanotte a tutti, ricordate di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella su tutte per ricevere tutte le nostre notifiche. Grazie, ciao. Grazie Fra, grazie Fra. Buonanotte. Ciao Gianlu, grazie a te. 19:30 quota, 23:30 calcissimo post, Juve Lazio andata, ciao. Ciao.